adesso questa sessione che è stata intitolata Salute e Migrazione, i bisogni nascosti. Intanto vi informo di una variazione in qualche modo del programma, per cui come vedete al tavolo con me c'è il dottore Ardigo Martino che porterà il contributo della prima relazione, poi ci sarà, dopo di lui parlerà il dottor Salvatore Geraci, che poi provvederò a presentare. Il dottor Mauro Palazzi ci sta raggiungendo, è un po' in ritardo sulla strada, mentre sarà assente la dottoressa Caccialupi per gravi motivi familiari e spero che la cosa si risolva in qualche modo. Le farei l'augurio a nome anche dell'associazione per questa situazione. Allora, mi tocca un po' un aspetto di introduzione su questa tematica di salute e migrazione, no? Non prendo tempo, proprio introduzione, un po' di apertura, no? Allora, mi sembra molto importante, in qualche modo, senza essere retorico, quello di collocare in qualche modo il rapporto e i fattori che intervengono tra un tema di provenienza, un tema di background etnico-culturale, di provenienza diversa, e in qualche modo dall'altra parte quello che è il rapporto con la salute. Cioè molte volte ancora in qualche modo pregnante il tema che salute significa presenza o assenza di malattia, però se noi prendiamo il processo di migrazione, e penso che i relatori dopo di me entreranno molto di più nel dettaglio, come dicevo il mio compito è introdurre, credo che i fattori che intervengono sono molto diversi tra di loro. Il primo è il fattore, se vogliamo, biologico, ma non nel senso delle differenze biologiche, nel senso di quanto questo tipo di differenze di provenienza incidono in termini, per esempio, di discriminazione. Prima Zendron ha toccato il tema del razzismo, no? Il tema della discriminazione nell'accesso, discriminazione nella partecipazione, discriminazione nel godimento dei diritti, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è uno dei fattori, ma il secondo fattore in qualche modo ha a che fare con la lingua. Per chi è andato all'estero e non conosce la lingua può capire di quanto la lingua è un grande ostacolo nella comprensione e nell'espressione. Per cui c'è questa tematica generale di provenienza, di background che interferisce. Poi c'è un secondo elemento in qualche modo sul quale spesso si sente dire in maniera generica, no? Devono accettare le nostre regole, devono fare come facciamo noi, in realtà non è così semplicistico, ma ha a che fare con tutti quelli che sono tematiche che riguardano stili di vita e comportamenti di salute. Basti pensare che l'obesità è stata esportata dal mondo occidentale nell'altro mondo, in qualche modo, e modificando e intervenendo con gli stili di vita, con i comportamenti. E questo può avere un'incidenza significativa anche su quello che è la tematica della salute. C'è un terzo elemento che mi è caro, data la mia formazione professionale di psicologia clinica, tutta la tematica che ha a che fare con le separazioni, con lo stress sociale, in qualche modo lo stress psicosociale. Separazioni, ricomposizioni, isolamenti, anche questo ha un suo impatto sulla salute. E queste sono tematiche. Poi c'è tutto l'altro tema, penso abbastanza importante, che spesso passa in secondo ordine, ed è quello che ha a che fare con i fattori socio-economici, in qualche modo. La migrazione, uno dei motivi principali, è un motivo economico o socio-economico, poi ripeto, parleranno meglio di me, ma dall'altra parte ci sono molti dati che sottolineano di come la salute è in relazione diretta e direttamente correlata con il livello socio-economico, con il livello educativo, non solo per i migranti, anche per gli autoctoni, tra virgolette, però data la condizione dei migranti, la loro condizione di presenza diventa un fattore determinante. Basti pensare, per esempio, alle condizioni di lavoro della maggior parte dei migranti. Hanno una condizione di lavoro in qualche modo manuale, difficile, e questo in qualche modo interferisce con il loro bisogno di salute. Oppure, prima Zendron ha citato il tema delle badanti, di cui abbiamo il progetto la cura delle donne che curano. Basti pensare alle condizioni di lavoro nelle quali si trovano e quanto questo può avere un impatto sulla loro condizione di salute. Ma basti pensare anche alle condizioni abitative. In un lavoro che abbiamo fatto con Palazzi a Cesena, uno degli ostacoli maggiori per l'accesso ai servizi sanitari era la distanza dei servizi e la difficoltà per l'assenza di mezzi di trasporto di raggiungere i servizi.
c'era la lingua, in secondo ordine erano proprio problematiche molto pratiche. Raggiungerla, distanza e in qualche modo assenza di mezzi di trasporto. Però se vuole trovare una casa a un costo ragionevole per lo stipendio che ha, è costretto ad andare un po' fuori. Per cui cito un po' questi elementi per sottolineare di come questo rapporto migrazione e salute credo che vada un po' amplificato. In questo senso il titolo della sessione di oggi che abbiamo scelto insieme è quello: i bisogni nascosti, perché non è solo un bisogno di soddisfazione di una risposta allo stato di salute, ma nasconde tanti altri bisogni che in qualche modo vanno messi sul tavolo, vanno affrontati, perché altrimenti, e credo questa è un po' l'esperienza di molti colleghi SOCOS, altrimenti noi abbiamo la sensazione che la nostra risposta è veramente molto molto parziale, da diventare alcune volte frustrante, perché diamo una piccolissima risposta vedendo un mare di bisogni intorno a noi. Detto questo, ecco che io a questo punto non mi rimane che passare la parola al dottor Arrigo Martino, che è del Centro di Salute Internazionale e Interculturale del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università di Bologna, al quale porterà un contributo in qualche modo su un tema del processo di migrazione in termini di globalità e il suo rapporto con la salute. Grazie. Sono un medico di salute pubblica e mi occupo di organizzazione sanitaria e queste facce medico sanitarie. Però oggi, in assenza di Pietro Basso, volevo utilizzare un po' lo schema che avrebbe utilizzato lui nell'affrontare la nostra problematica, e quindi utilizzare un approccio di tipo socio-antropologico per definire quelli che vengono considerati i determinanti di stadi malattie. Noi siamo abituati a ragionare in salute pubblica con un approccio ampio, capire quali sono le patologie, qual è lo spazio che hanno nel corpo, ma anche quali sono le cause, qual è quello che viene definito il processo di incorporazione, cioè come l'organizzazione sociale, gli stili di vita entrano nel corpo e causano malattie, e ancora più a monte quali sono, per così dire, le motivazioni per cui esiste un certo tipo di organizzazione sociale. Questo è un percorso lungo, parte dagli anni 70 con la conferenza di Almata, è stato un grande momento di discussione e di dibattito sulla salute. Quest'anno ricadono i 30 anni, tra l'altro, da quella conferenza, e dopo un lungo lavoro sui determinanti e sulle disuguaglianze, nel 2005 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha costruito una commissione presieduta da professor Maramot di Londra, che è uno dei più vecchi studiosi delle disuguaglianze, e il lavoro è finito in questi giorni, e questo è il rapporto fresco che vi porto della Commissione dei Determinanti Sociali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e prende proprio in considerazione questo spazio di diseguaglianza. Il rapporto si chiama Chiudere il gap, lo spazio di disuguaglianza in una generazione. Le raccomandazioni che questa commissione, prettamente fatta da sanitari, ma che ha coinvolto anche le reti di base, cioè la sanità fatta di cittadini, di reti auto-organizzate, del movimento dei popoli per la salute, eccetera, eccetera, sono state sostanzialmente tre, e forse anche per i non esperti, per i non addetti ai lavori, sorprendenti. Migliorare le condizioni di vita, ma questo probabilmente, se guardiamo il mondo in un'ottica globale, ci rendiamo conto di quale possa essere l'impatto, ma anche prendere delle iniziative che contrastino l'ineguale distribuzione di risorse, denaro e potere. In questo contesto vediamo che una parola assolutamente assente dal dibattito sui migranti e soprattutto dal dibattito di salute, in cui viene completamente nascosta, prende corpo: il potere. Cioè la capacità di farsi valere, di potersi difendere, di fare advocacy o di avere qualcuno che fa advocacy. E questo viene indicato come una delle azioni principali per battere le disuguaglianze, per vincere le disuguaglianze. E l'altra è utilizzare strumenti appropriati per valutare l'impatto delle azioni che vengono effettuate. Io sottolineo, la parola impatto, perché a noi non interessa
l'efficienza di un processo, come può essere quello dell'ospedale, no? Sono entrate 100 persone, ne sono uscite 100, abbiamo speso pochissimo, un processo molto efficiente. Non ci interessa l'efficacia di un processo. Cioè abbiamo curato 100 persone e sono usciti tutti e 100 vivi. A noi interessa l'impatto che queste azioni hanno sulla salute. Ci interessa sapere che dopo che abbiamo costruito l'ospedale o abbiamo messo in piedi un servizio, la salute generale della popolazione misurata con alcuni indicatori riconosciuti sia migliorata. E vogliamo che dove è stata fatta l'azione, le condizioni di salute siano migliori delle zone in cui le azioni non sono state fatte. E questo è sostanzialmente quello che ci dice la Commissione Determinanti Sociali di Marmo. Essere concreti, studiare i processi per come avvengono e prendere delle azioni efficaci. Io parto sempre, quando parlo di migranti in generale, da un approccio sociologico, perché mi sembra funzionale, perché è autoriflessivo. Io penso che noi dovremmo smetterla di parlare di migranti e dare la parola ai migranti. E anche migranti forse è una parola eccessiva. Dovremmo smettere di parlare per le persone, soprattutto per gli indifesi, e lasciare parlare gli indifesi. Sayad era un sociologo algerino, ha scritto un libro meraviglioso, si chiama La doppia assenza, indicando proprio nel migrante una mancanza che parte dal paese di origine, ma un mancato arrivo di una persona. Uno sradicamento nella dimensione sociale è un non arrivo in un non luogo, perché si perde la dimensione umana della persona che è migrata. Il sottotitolo del libro è Dalle illusioni dell'emigrato alle sofferenze dell'immigrato. Quello che Sayad dice, e suscita in noi un grosso interesse perché utilizza una funzione interessante, che è quella della funzione specchio, e abitualmente si parla di funzione specchio dell'immigrazione, cioè dell'occasione privilegiata che essa contribuisce, costituisce, per rendere palese ciò che è latente nella costruzione e nel funzionamento di un ordine sociale. Per smascherare ciò che è mascherato, per rivelare ciò che si ha interesse a ignorare, a lasciare in uno stato di innocenza o ignoranza sociale, per portare alla luce o ingrandire, ed ecco la funzione specchio, ciò che abitualmente è nascosto nell'inconscio sociale ed è perciò votato a rimanere nell'ombra, allo stato di segreto o non pensato sociale. Dall'ago in non persone. La scelta della parola immigrato non è una scelta neutra, ma determina una precisa presa di posizione culturale. Io sono importante. E lui in funzione di me viene definito perché arriva. Una capacità linguistica di inferiorizzazione dell'altro. Quando parliamo di immigrati, non parliamo di noi stessi, noi parliamo di noi stessi in relazione agli immigrati. È per questo motivo che un'analisi che si occupi di immigrazione senza mettere in gioco chi parla e con quale diritto, legittimità, presupposti cognitivi, politici, nazionali, eccetera, è costitutivamente amputata e perciò falsa. E qui richiamo al documento dell'OMS. Una valutazione attenta dei fenomeni e una descrizione accurata della realtà è l'unica che ci consente di prendere delle iniziative che siano capaci di dare impatto. Tutto questo ancora, per me, sul nostro territorio, almeno in Italia, è mancato. Quando si parla di migrazione, perché noi abbiamo dato alla migrazione questo valore negativo, terrorifico, di pericolo sociale, di distruzione, di disgregazione? Migrazione è passare da un sistema proprietario come Windows a un sistema open source come Linux. Si migra da una piattaforma a un'altra, si comincia a cambiare Word, si utilizza Open Office, poi si toglie Windows, si mette Linux, eccetera, eccetera. Migrazione. Migrazione sono le migrazioni delle balene, migrazione sono le migrazioni degli uccelli. Migrazione sono le migrazioni degli animali in Africa. Migrazione è la migrazione degli uomini che dall'Africa si sono espansi per tutto il mondo e hanno colonizzato da neri un mondo che è nato dai neri. Io ero al Forum delle Migrazioni a Madrid e c'erano giustamente gli immigrati di tutto il mondo che si adiravano, ma forse si dispiacevano per la direttiva della vergogna, come è stata definita quella del rimpatrio. E ce n'era soprattutto
un vecchio migrante africano veniva, penso, dal Congo, che ha pensato: ma scusate, ma la direttiva del rimpatrio deve valere per tutti, allora perché non se ne vanno via i bianchi dall'Australia, non se ne vanno via i bianchi dal Sudafrica, non se ne vanno via i bianchi dal Sud America, non se ne vanno via i bianchi dagli Stati Uniti? Perché la direttiva del rimpatrio non vale su tutti, vale soltanto per quelli che sono, e ritorno di nuovo qua all'OMS, quelli che sono subalterni, sono inferiorizzati. Io una persona che ha vissuto un'esperienza di immigrazione, allora, molto velocemente, questo qua ve lo faccio vedere soltanto per darvi la disparità, la nostra ignoranza sociale, cioè la grandezza del fenomeno migratorio, la sua complessità e come lo abbiamo ridotto a niente. Queste sono le definizioni del WHO per cosa significa migrazione, le scorriamo velocemente. Richiedenti asilo, la prossima, sfollati per problemi di sviluppo, sfollati interni, lavoratori migranti, rifugiati, contrattati temporaneamente, vittime di traffico internazionale, migranti contrabbandati, migranti permanenti, famiglie eccetera eccetera, studenti eccetera eccetera. Perché per noi sono solo immigrati? Perché siamo arrivati in questo spazio di subalternità? Quello che noi utilizziamo è un approccio che definiremo geograficamente ampio e storicamente profondo. Sono degli strumenti che in una medicina che deve essere multidisciplinare vengono dalle scienze sociali, dall'antropologia e dalla sociologia e ci aiutano fondamentalmente a descrivere i processi di salute e malattie in maniera corretta. Approccio geograficamente ampio. Questo è uno studio sempre del WHO con dati di uno studioso che ha studiato appunto lo sviluppo negli ultimi due secoli, si chiama Madison. Si vede come a un certo punto, mentre nella storia non è successo quasi niente per un'infinità di anni, all'inizio del Settecento c'è un'impennata di una curva di crescita, questo è il reddito medio pro capite mondiale, a un certo punto questo reddito si impenna in maniera drammatica. È il cut off, il punto in cui questo cambia, è verso la fine del Settecento. E questo enorme sviluppo ha ricadute anche sul numero di popolazione, sulla quantità di persone che vivono nel mondo. Ma se noi guardiamo i dati sull'aspettativa di vita, per esempio, vediamo che questi non sono equamente distribuiti nel mondo. C'è qualcosa che non sta funzionando. Ci sono paesi ad altissima speranza di vita, sopra i 75 anni, e paesi che invece hanno un'aspettativa di vita molto bassa. Alcune volte non arriva ai 25 anni in alcuni paesi. Se guardiamo il trend dagli anni 60 alla prossima, vediamo che negli anni 60 l'aspettativa di vita era bassa in molti paesi, bassissima in altri, nel 2000 è aumentata in alcuni paesi, ma in altri è rimasta sostanzialmente uguale, in altri ancora è diminuita. Allora quella curva, quell'impennata di aspettativa di vita, di popolazione mondiale, ha un grosso bias, non è uguale in tutto il mondo, anzi ha ristrettissime aree in cui è concentrata, ed altre che sono state toccate solo marginalmente. Distribuzione del carico di malattie, AIDS, e distribuzione dell'AIDS tra maschi e femmine. Vedete come ci sono dei posti dove non c'è una subalternità soltanto geografica nella distribuzione della malattia. C'è una distribuzione di potere di genere, c'è una distribuzione di potere per classe sociale che fa e rende le persone malate. Questa è la mortalità infantile. Sempre 2000, ogni puntino sono circa 5000 morti. Allora, mettendo a posto queste diapositive, facendo le lezioni all'università, presentando le questioni ai vari congressi, ho sbagliato fra questa diapositiva una volta e quella dell'aspettativa di vita, quella prima che vi ho fatto vedere. Ho detto, cavolo, ma sono uguali. Questa è distribuzione della spesa sanitaria per persona. Allora, cavolo, c'è una sovrapposizione fra quando si spende per la sanità e qual è la salute della popolazione. Beh, questo mi sembra ragionevole. La prossima. E c'è una distribuzione ancora più impressionante tra distribuzione della povertà e carico di malattie. Dove sono più poveri, dove si spende meno in salute, c'è il maggior carico di malattie. Forse scopro l'acqua calda, però dobbiamo cominciare a considerare questo grossissimo determinante. La povertà è causa di malattia e la lotta alla malattia, all'aumento della speranza di vita, è la lotta contro la povertà. Prossimo. Distribuzione
della ricchezza, del 10% più ricco del mondo. Sta tutta nei paesi del nord. È in piccola parte, concentrata in piccole aree dei paesi del sud. La prossima. Guardate, l'1%, questi sono dati vecchi tra l'altro, l'1% degli adulti del mondo nel 2000 possiede il 40% della ricchezza, l'1%, quasi la metà della ricchezza del mondo, nelle mani dell'1% della popolazione mondiale. Il 2% della popolazione ne contiene il 51%, il 5% ha il 71% delle ricchezze, il 10% nel 2000 ha l'85% delle ricchezze del mondo, e l'altro 90%? Si distribuire il briciolo. Com'è possibile avere indicatori di buona salute con una disparità tanto ampia nella distribuzione delle ricchezze? È impossibile. Questo è il grafico, sempre dell'UNDP, sulla distribuzione delle ricchezze nel 2000. Questo vi fa vedere graficamente quanto hanno i più ricchi, che sono questo percentile basso, e quello che si devono dividere i più poveri, questo. Le entrate delle 500 persone più ricche della Terra superano quelle di 416 milioni di poveri. Per battere la povertà estrema basterebbero 300 miliardi di dollari. La povertà estrema significa le persone che muoiono di fame perché vivono con meno di un dollaro al giorno, con 0,5 dollari al giorno, che rappresentano meno del 2% delle entrate del 10% più ricco della popolazione mondiale. Quelli sono i soldi che spendono per i beni di lusso, per comprarsi cose inutili, per dare da mangiare magari ai loro animali domestici, per i loro acquari. La prossima. Uno degli errori più gravi che gli amministratori, i nostri politici, ma a livello anche internazionale, hanno compiuto e compiono, che è ingiustificabile, è dare per naturale quelli che sono i processi di povertà. Ah, la terra è disuguale perché le persone sono naturalmente povere, la povertà è sempre esistita. Bene, un approccio storicamente profondo tende a denaturalizzare giustamente questo concetto di povertà e a rendere giustizia ai soprusi che la storia ha dato ai poveri. Nello stesso momento in cui si ha l'inversione della curva di tendenza, cioè con la rivoluzione industriale, si ha un altro fenomeno, la prossima. La rivoluzione industriale inizia a Liverpool, in Gran Bretagna. C'è un grande accumulo di ricchezze nelle mani di una nuova borghesia. Prima, precedentemente, erano proprietari terrieri che erano nobili, adesso appare una nuova figura, che sono questi industriali, che con i processi produttivi danno lavoro alle persone e accumulano ricchezze. Questa cosa inizia in Inghilterra, inizia a Liverpool, perché Liverpool è il più grande porto di schiavi al mondo. Gli schiavi da tutta l'Africa vengono portati a metà del Settecento a Liverpool e vengono distribuiti in tutte le colonie. Le rotte passano da Cuba alla Giamaica, arrivano direttamente in Inghilterra. Il mercato è fiorente e i mercanti cominciano ad avere denaro che investono in parte nelle colonie e in parte nelle industrie. Ed è questo il volano della rivoluzione industriale. Avanti. Questa è la mappa dei paesi più poveri del mondo. Ragioniamoci sopra. 1492, scoperta dell'America. Nel 1500 i paesi più avanzati al mondo sono l'India, produce la manifattura e continuerà a farlo per tutto il 600, il 700 fino all'800, la Cina, il vero forziere dell'economia mondiale. Il Sud America aveva grandissimi imperi, le ricchezze delle famose civiltà precolombiane, e anche in Africa succedeva lo stesso, grandissimi imperi. Noi la storia africana non conosciamo niente, è una storia ricchissima di imperi, di cultura, di civiltà. Succede una cosa però, il 92% della popolazione del Sud America muore, non tanto per le questioni di guerra, ma perché importiamo in quello spazio le malattie. Armi, azioni e malattie, un libro di Jared Diamond uscito nel 2000, mi pare, è un meraviglioso libro in cui sono raccolte più o meno tutte queste informazioni. È un esempio delle varie cose che potete trovare. Muore la gran parte della popolazione, non c'è forza lavoro per sfruttare le miniere, che sono miniere non soltanto di materiali, ma sono anche miniere di agricoltura, la patata, il pomodoro, il mais, sono tutte risorse che con fatica popoli hanno selezionato, addomesticato, piantato, scoperto, definito, concettualizzato per secoli. E queste di colpo sono patrimonio di una sola cultura. Cosa succede però? Che qua mancano gli uomini per poter lavorare. Comincia allora
una colonizzazione soprattutto delle coste africane, delle coste est e ovest e anche la parte nord, da cui vengono portati nel giro di 400 anni una quantità variabile di schiavi che va da 92 milioni a 250 milioni di persone, a seconda degli autori. Questi schiavi, che depauperano intere generazioni di persone e intere popolazioni, vengono portati in America del Sud a produrre ricchezze. Le ricchezze vengono portate nel nord del mondo, avanti. A un certo punto, quando, dopo 4 secoli di accumulo, di processi di disaccumulo nel sud e nel nord, si hanno sufficienti risorse, c'è un processo di colonizzazione avanti dei paesi dell'est, soprattutto India, Cina. La Cina è l'ultimo esempio. Nel 1910 c'è la famosa guerra dell'oppio. Per distruggere una società, gli inglesi impongono la libera circolazione di una droga, cioè l'oppio, ben sapendo che questo avrebbe distrutto l'organizzazione sociale di quel popolo e consentito una maggiore penetrazione coloniale, militare e un controllo delle rotte del tè. Vedete come la diapositiva precedente sulla povertà e sui processi di impoverimento è esattamente coincidente con la distribuzione delle malattie nel mondo. I popoli che più sono stati impoveriti sono i popoli più poveri. I popoli che hanno invece resistito un po' di più sono quelli che più o meno stanno meglio. Allora, i processi di colonizzazione e di impoverimento, e qui ritorna la naturalità e la denaturalizzazione della povertà, non sono affatto finiti, sono in pieno svolgimento in questo momento, mai sono stati così forti nel corso di tutta la storia dell'uomo, non abbiamo mai assistito a processi di disuguaglianza, di subalternità così potenti. Nel 1960-62 la differenza che esisteva fra l'ultima parte più povera, il 20% più povero del mondo, che poteva avere 212 dollari pro capite annui mediamente a disposizione, e il 20% del più ricco, che aveva 11.417 dollari pro capite, aveva un'ampiezza più o meno di 5 volte. Nel periodo 2000-2002 questa differenza è diventata impressionante. Non era mai esistito un divario così nella storia. Badate che c'è qualcuno che, non scioccamente, ma invece in maniera malvagia, sostiene che il progresso e il sistema economico vigente, quello neoliberista, ha portato un vantaggio a questi, perché sono passati da 212 a 267, quindi sono migliorati. Avanti. Retorica. Questo è l'aiuto allo sviluppo nel 2004, si era stabilito negli anni 90 che bisognava arrivare allo 0,7% del PIL dei paesi come aiuto allo sviluppo, questo è l'andamento. Da quando è stato deciso si è calati e si è arrivati non allo 0,7 ma si è sceso allo 0,25, avanti. Debito contro aiuti. Il debito estero dei paesi poveri nel 1980 era 575 miliardi di dollari. Con le rimesse, e non solo il debito nel 2000, no, con le rimesse, con il pagamento del debito, con gli interessi sul debito, nel 2000 il debito aveva superato i 2.100 miliardi di dollari, intanto i paesi del terzo mondo col pagamento del debito avevano dato una cifra non inferiore a 3.350 miliardi di dollari ai paesi ricchi. Questo sistema continua con la storia degli aiuti, del prestito a drenare risorse dai paesi poveri verso i paesi ricchi. Nel 2006 i finanziamenti erogati dai paesi donatori per l'aiuto allo sviluppo è stato 104 miliardi, torna indietro. 3.350 miliardi di dollari che sono andati dal sud verso il nord, vai avanti, 104 miliardi che sono andati dal nord verso il sud. I numeri dicono chiaramente che siamo in un periodo di sfruttamento totale, avanti. Processi di moderna schiavitù che continuano dopo la decolonizzazione non agiscono soltanto a livello nord-sud. Noi dobbiamo cominciare a lavorare con un'idea mobile di frontiera, i nord e i sud, i centri e le periferie, multicentrici, culturali, economici, sociali, eccetera, eccetera, che esistono in ogni luogo. I processi di divisione internazionale del lavoro hanno fatto le persone nel sud del mondo dei produttori a basso costo, per cui quindi negli anni 90 noi abbiamo visto le nostre imprese che andavano in Cina, in Romania, in India a produrre perché là c'è un lavoratore a basso costo, ma le nostre madri, i nostri padri non possono essere mandati a essere badati negli altri stati,
Le nostre case non possono essere costruite in Cina e poi portate in Italia. I nostri pomodori non possono essere raccolti là e poi mandati qua. Abbiamo bisogno, per mantenere la nostra economia in piedi, di sfruttare lavoratori in altri territori, ma abbiamo bisogno di lavoratori sfruttati qua. Sfruttare persone qua per mantenere in piedi l'apparato. Abbiamo bisogno di lavoratori a basso costo, perché se i lavoratori si muovono e vengono qui e prendono gli stessi diritti dei lavoratori che stanno sul nostro territorio, non c'è guadagno per l'economia. Noi abbiamo bisogno di braccia, abbiamo bisogno di sfruttati, abbiamo bisogno di schiavi. E quello che vi dico non sono delle considerazioni sociologiche, sono dati nascosti al dibattito pubblico, che sono assolutamente acclarati nel dibattito, per così dire, scientifico. Dati della Banca Mondiale del 2006. Nel 2006 ci sono state rimesse dai paesi ricchi ai paesi poveri, cioè soldi che sono andati attraverso i risparmiatori che lavorano nei paesi ricchi verso i paesi poveri, pari a 276 miliardi di dollari. Li hanno rubati questi soldi, i migranti? Hanno rubato nel 2006 276 miliardi di dollari, non ce ne siamo accorti? Erano i nostri badanti che hanno preso gli spicci dal portafoglio dei nostri anziani, oppure erano dei ladrungoli che per strada o nell'autobus gli hanno rubato l'orologio? Una mole tale di denaro è chiaramente prodotta in processi produttivi basati sul lavoro e pagati. Avanti. Guardate, sulle rimesse noi abbiamo una quantità di dati che vengono da fonti ufficiali che sono sconcertanti. Avanti, non ve ne parlo, cioè non, è inutile che mi perdo su questi dati, tanto sono disponibili. Una cosa che lega drammaticamente il lavoro alla migrazione, come diceva prima Rabbi, è la distribuzione che noi abbiamo in Italia degli immigrati. Vai avanti, fai vedere tutto. Allora, in Italia voi sapete che c'è un divide economico tra nord e sud, il nord è più povero, c'è più economia informale, e il nord è più ricco, più produttivo, cosa succede? La maggior parte dei lavoratori, degli immigrati, è concentrata dove c'è più produzione, seguono esattamente il mercato del lavoro, non c'è dubbio. Infatti sono concentrati in massima parte al nord, al centro, pochissimo su delle isole. Se guardate la distribuzione degli immigrati irregolari, invece è esattamente il contrario. Sono maggiori al sud e inferiori al nord. Perché? Perché l'immigrato irregolare ha bisogno di un'economia informale dove essere inserito. E l'economia informale è maggiore al sud e minore al nord. E quindi tutti i lavoratori, tutti gli immigrati regolari e irregolari seguono i flussi del lavoro. La richiesta del mercato del lavoro, di un mercato del lavoro che segue lo sfruttamento. Avanti. Lo sfruttamento perché? Dati Caritas di Salvatore. Gli immigrati, così come avviene in tutta Europa, ma in tutto il mondo, anche in Asia avviene la stessa cosa, guadagnano mediamente per gli stessi lavori meno, le loro retribuzioni sono mediamente pari alla metà di quelle degli italiani, e ci sono notevoli differenze anche riguardo al sesso, al luogo di lavoro, al settore, eccetera eccetera. Stiamo parlando di quelli che hanno contratti regolari, non stiamo parlando di quelli che sono massacrati nei comparti del lavoro nero. L'altra cosa che noi abbiamo assistito è una forte presenza migratoria di persone con livelli culturali elevati, scolarizzazione elevata. In alcuni posti, soprattutto nelle periferie, nelle campagne, le persone che migrano sono molto più acculturate. Acculturate è una parola sbagliata, scusate. Sono molto più scolarizzate delle persone del luogo. Eppure sempre seguono lavori meno qualificati. Abbiamo bisogno di braccia, non abbiamo bisogno di persone. Avanti. Circa la metà degli occupati stranieri in possesso di una laurea o di un diploma, eccetera, eccetera. Allora, per terminare. Noi adesso abbiamo in mano una solida letteratura, abbiamo capito come per risolvere i problemi di salute delle persone bisogna saper guardare in maniera totale. Non abbiamo accumulato molto sapere su quello che sono i determinanti più vicini alla malattia, di come le malattie vengono generate, eccetera, eccetera. Poco si sa, poco si parla di quest'altra parte, che sono i processi, i determinanti più distali, quelli che causano subalternità. Questa è una vecchia diapositiva che chi lavora nell'ambito delle migrazioni ha visto migliaia di volte, io continuo a riproporla perché è importante. Questa è la distribuzione di morti affogati sul Titanic. La prima classe, i passeggeri di prima classe, ha avuto una mortalità del 40%, quelli di seconda del 58%, quelli di terza sono morti quasi tutti. Noi come medici in sanità pubblica potremmo perdere del tempo a studiare quali sono le differenze genetiche
o differenze etniche, o le differenze bio-socioculturali che fanno sì che uno in terza classe magari sia resistente meno al freddo, o abbia un fisico meno adatto al nuoto artico. Potremmo utilizzare la mappatura genica per dare una sostanziale base biologica alle differenze di questi morti, ma dimenticheremo i processi che hanno fatto sì che le persone di terza classe non arrivassero alle scialuppe e non potessero essere salvate. È quello che sta succedendo sul nostro territorio. Stiamo nascondendo quali sono i processi di salute e malattia, stiamo indagando quali sono le cause etniche, le cause biologiche che fanno i poveri più poveri, stiamo dimenticando di prendere in considerazione quali sono i processi. E di qui finisco, e la raccomandazione alla prossima, di nuovo della Commissione sui determinanti sociali. Contrastare la distribuzione ineguale di risorse, denaro e potere come imperativo di salute pubblica. Grazie. Io veramente devo ringraziare Hardy Gopher per la relazione, ma anche per un aspetto per me molto importante, credo, ma è una mia riflessione, nella capacità che ha avuto di ribaltare il concetto di aggressività, nel senso che la percezione è che sono i migranti che ci aggrediscono, e credo che è molto importante quello che ha detto, perché sottolinea di come veramente sono secoli che subiscono aggressività e di conseguenza semplicemente non hanno voce. E credo che a questo punto il tema del diritto diventa fondamentale, perché solo attraverso il diritto io tutelo le persone, non ho un altro strumento per tutelare le persone. E riprendendo una frase di un mio carissimo amico che non c'è più, lui diceva che i diritti non si negoziano, al massimo si spiegano, e credo che possa essere il nostro compito. Detto questo, chiedo a Salvatore Geraci, che è il presidente della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, ma prima di tutto, se lui lo accetta, è un operatore come noi, nel senso che è all'ambulatorio della Caritas di Roma, lui ha fatto tutta l'esperienza nostra, cui ringrazio veramente di essere qua con noi e di portare anche un suo contributo, che credo veramente, almeno penso che possa dare ulteriore arricchimento di questa tematica attorno a salute e immigrazione. Prego Salvatore. Buongiorno a tutti, grazie a B, grazie Romeo e a tutte le persone di Socos. In primo luogo, prima di iniziare la mia relazione, fatemi fare gli auguri, visto che stiamo festeggiando un compleanno, 15 anni, siamo nel momento adolescenziale, quindi adesso comincia a vedersi il vero animo di Socos. E devo dire, è arrivato il momento adolescenziale in un momento, come vedremo anche della mia relazione, particolarmente critico per alcuni versi, dove anche tutta una serie di passaggi, di conquiste che avevamo fatto sul piano della salute dei migranti in qualche modo sono venute, insomma stanno vacillando. Comunque adesso questo ragioneremo. Io mi scuso perché la relazione che avevo preparato era in un certo modo. Gli amici del Soco stamattina mi hanno detto che serviva a dire anche altre cose, quindi un po' mischiato, quindi spero che comunque riesca a mantenere una logica nel percorso. Visto che stiamo festeggiando, tra virgolette, un compleanno, possiamo dire che noi in Italia si comincia a parlare di medicina delle migrazioni non da tantissimo tempo, sono una ventina d'anni sostanzialmente, no? La medicina delle migrazioni di fatto è nata con gli ambulatori, tipo l'ambulatorio, non so, questo altro ambulatorio qui a Bologna, con l'ambulatorio della Caritas di Roma, piuttosto che con gli amici siciliani, piuttosto con quelli di Genova o di Milano. E quando si parla di medicina delle migrazioni, penso tutti siamo d'accordo che non è una nuova branca della medicina, perché già ce ne stanno tante in medicina di branche, sottogruppi, eccetera, ma è un'attenzione. Forse oggi il termine medicina e migrazione è pure sbagliato, da quello che ci ha detto Ardigo, insomma è sempre meno importante parlare di medicina quanto più in termini di salute e di salute globale. Questa è un po' la riflessione che stiamo facendo da tanti anni, ma siamo affezionati, diciamo, a questi termini che sono nati appunto qualche anno fa. Dicevo, non è una branca della medicina, ma è un'attenzione a delle specificità di lingua, di cultura, di status giuridico, direi che poi tutto questo va a condizionare anche lo status sociale o anche viceversa.
Negli anni 90 è nata anche la Società Italiana di Medicina delle Migrazioni. In realtà questa diapositiva l'avevo messo per ricordarmi che non solo a nome mio personale, dell'ambulatorio, della Caritas di Roma, ma a nome di tutta la Società di Medicina delle Migrazioni, di cui Socos partecipa da sempre, direi, è un augurio veramente a continuare. Anche se sapete, questi auguri a continuare, anche quando me li fanno a me per l'ambulatorio, noi quest'anno compiamo anche il compleanno, facciamo 25 anni, abbiamo superato l'adolescenza, lasciano sempre un po' perplesso, perché quando io ho iniziato a lavorare, penso anche, c'era l'idea del superamento di questi ambulatori, no? Nel senso che tutta una serie di cose devono essere un diritto diffuso, gli immigrati non devono venire in un ambulatorio specifico per, tra virgolette, sfigati, ma devono poter usufruire delle strutture pubbliche, che il diritto deve essere di tutti. Certo, tante cose hanno fatto gli ambulatori e sono stati insostituibili, però certo l'idea nostra è quella di non, a un certo punto, non festeggiare più il compleanno come ambulatori, magari festeggiarlo come altre cose, no? Come lavoro sull'advocacy, sull'empowerment delle comunità, diceva Ricco, devono essere gli immigrati loro stessi a dire quello che sono, quello che hanno e quali sono i bisogni e i diritti conquistati. La medicina delle migrazioni, diciamo, come disciplina in qualche modo, lavora su quattro versanti. Sugli scenari sociosanitari a livello internazionale, e Ardigo ha fatto esattamente, diciamo, la prima lezione, no, della medicina delle migrazioni, su quelli locali, ed è questa la cosa che ho aggiunto questa mattina per avere un po' un parametro di quello che sta succedendo in questo momento. Chiaramente ragiona sul profilo di salute, sulle aree critiche, sull'approccio transculturale, che è la parte forse più affascinante di tutto il sistema. Io posso dire che di aver imparato per la prima volta a essere medico nel rapporto con persone che avevano delle specificità culturali diverse dalla mia, e quindi non dovevo dare nulla per scontato, non avevo a che fare con miceti o batteri, ma avevo a che fare con delle persone, con delle aspettative, con una storia. Questo è un po' tutto l'approccio transculturale, di cui chiaramente non parleremo in questo momento, e poi tutto il tema del diritto alla salute. Ecco qui gli immigrati in Italia, vediamo quanti sono. Come vedete, ho messo gli ultimi anni, dall'86, ho messo dall'86 perché nell'86 ho cominciato a lavorare io in questo campo, fino al 2007, fino agli ultimi dati disponibili. Sono aumentati significativamente, una presenza significativa nel nostro paese. Questi sono solamente gli immigrati regolarmente presenti, cioè quelli con un permesso di soggiorno. E chiaramente ci sono anche gli europei con soggiorni lunghi. Adesso il tema degli europei, mentre prima era in qualche modo marginale, adesso diventa significativo dopo l'ingresso in Europa di Romania e Bulgaria. Qui volevo semplicemente farvi notare, l'Italia, diciamo, è diventata terra di immigrazione dal 1973, dicono i demografi, perché nel 73 per la prima volta c'è stato un numero di immigrati che ha superato il numero di emigrati, e questo ci fa... E quella foto no, che si confonde, no, nella brochure del Socos. Ecco, nel 73 per la prima volta il numero di quelli che sono entrati era di più di quelli che erano usciti. In realtà nel 73 erano immigrati italiani di ritorno, nel 73 c'è stata una grande crisi mondiale, non so se vi ricordate, vabbè, molti di voi siete giovani e quindi non se lo ricordano, io me lo ricordo, ero giovane anch'io allora, era il periodo dell'austerity, si andava in bicicletta la domenica, ma non per problemi di inquinamento, non c'era molta sensibilità allora a questi temi, ma perché non c'era il petrolio, cioè mancava il prezzo del petrolio, quadruplicò nel giro di una settimana. 10 giorni, pensate, noi adesso sono aumentati nel giro di qualche anno, lì 10 giorni, e quindi tutti gli equilibri mondiali cambiarono e anche, diciamo, i percorsi migratori cambiarono. Si capisce come nel 73 erano gli italiani che tornavano, quegli italiani che erano emigrati pochi anni prima e si erano ritrovati completamente nella miseria nei paesi di emigrazione, allora piuttosto che essere povero fuori hanno preferito ritornare in Italia e ricollocarsi nel tessuto sociale proprio. Dopodiché l'immigrazione è aumentata, è raddoppiata ogni 10 anni, poi nel 2000-2001 c'è stata un'ulteriore modifica e c'è stato un raddoppio in 5 anni, quindi sono numeri significativi. Qui vi faccio notare, semplicemente, poi ritorneremo, queste barre rosse.
Le barriere rosse coincidono con gli anni delle leggi sull'immigrazione. Noi in Italia abbiamo avuto 5 leggi sull'immigrazione, le vedremo dopo, e ogni legge è stata accompagnata da un provvedimento di sanatoria o regolarizzazione. Sono due cose diverse, ma sostanzialmente in tutti e due i casi gli immigrati che erano presenti in condizioni di irregolarità giuridica, a seguito della legge a determinate condizioni, riuscivano a regolarizzare la loro posizione. Dal 2002, questa è la legge Bossi-Fini, non ci sono state altre leggi sull'immigrazione. Quando io sento giornalisti o politici accusare Prodi che ha cambiato le leggi sull'immigrazione, che a causa della legge immigrazione che Prodi ha messo siamo stati invasi dagli immigrati, ma la legge che era pienamente in vigore, ed è questa che in qualche modo gli operatori rimproverano a Prodi, era la Bossi-Fini, con i meccanismi della Bossi-Fini. Quindi questo non è, da questa parte qui non è successo niente dal punto di vista di modifica stretta della normativa. Sono successe altre cose, queste barre verdi in realtà non sono delle sanatorie, non sono delle regolarizzazioni, ma sono gli ultimi decreti flussi. Il decreto dei flussi è diciamo, il sistema che l'Italia si è dato per poter regolare e governare l'immigrazione. Un sistema completamente fallimentare, ma che è quello che attualmente è in vigore. E vedremo quello che ha determinato. Noi adesso ricordiamoci le barre rosse e le barre verdi. Questo l'ho voluto mettere per dire che poi teoricamente i numeri sono dati oggettivi, eppure c'è qualcosa di strano in Italia. Queste sono tre diciamo, fonti di numeri, ho messo la stessa data, 1 gennaio 2007, questo è il Ministero degli Interni, un rapporto ufficiale del Ministero degli Interni, questo è l'Istat, sono i rapporti ufficiali dell'Istat, qui ho messo il rapporto della Caritas, ma potevo mettere il rapporto della Fondazione Agnelli, oppure il rapporto dell'ISMU, oppure dell'Osservatorio di Bologna, insomma delle fonti non strettamente istituzionali che potevano permettersi di analizzare i dati in maniera più articolata. Allora, il Ministero degli Interni diceva che al 1 gennaio 2007 gli immigrati regolarmente presenti sono 2,5 milioni circa. L'Istat alla stessa data diceva che gli immigrati presenti sono circa 3 milioni. La Caritas, diciamo, le fonti non organizzative, dicevano che alla stessa data gli immigrati regolarmente presenti sono 3 milioni e 700 mila. Capite bene, insomma, che numeri così sono significativamente diversi. E per chi si occupa di sanità pubblica, per chi si occupa di epidemiologia, avere questi numeri, ad esempio come denominatore per calcolare dei tassi, per calcolare dell'incidenza di alcune malattie sulla popolazione, sono significativamente diversi. Il paradosso è che questi numeri sono esatti, tutti e tre. E capite? Proprio su questo si gioca, già una informazione che è deleteria comunque, ma si gioca un'ulteriore disinformazione anche in ambito scientifico. Perché sono vere tutte e tre? Perché il Ministero degli Interni conta quello che lui ha, cioè conta i permessi di soggiorno. Quindi dice che a quella data erano effettivamente validi 2,5 milioni di permessi di soggiorno, non tenendo conto ad esempio tutti i permessi di soggiorno in fase di rinnovo, e sappiamo che la Bossi-Fini ha dilatato i tempi di attesa per il rinnovo del permesso di soggiorno, anche un anno e mezzo, non conta tutti i permessi di soggiorno che devono essere rilasciati a fronte di un visto, per entrare, per una presenza in Italia, a fronte di un lavoro in Italia, e anche lì i tempi per rilascio del primo permesso di soggiorno sono dilatati, non conta tutti i minori che sono con i genitori, perché in genere i minori al di sotto ai 14 anni sono segnati nei permessi di soggiorno dei genitori e quindi viene fuori 2,4 milioni. L'Istat fa un'altra operazione, ha come banca dati le anagrafi, i residenti, quindi va a contare i residenti, quindi conta sicuramente i minori, conta sicuramente le persone con permessi di soggiorno in fase di rinnovo, però non conta le persone regolarmente presenti, magari con un permesso di soggiorno, in attesa di un permesso di soggiorno, senza l'iscrizione anagrafica, senza una residenza. E noi abbiamo visto che in genere per un immigrato regolarmente presente, che lavora, poter accedere alla residenza c'è un tempo, diciamo, c'è un intervallo, questo intervallo può essere a volte di un anno e mezzo, due anni, quindi l'Istat è in ritardo rispetto alla reale presenza degli immigrati regolari di circa un anno e mezzo. Diciamo, le associazioni non governative, chi può giocare, gestire di più su dati, su più fonti e mischiare, shakerare insieme più fonti, dà quel dato che a mio avviso è il dato più vicino alla realtà. Tant'è vero, l'Istat, questo è l'ultimo rapporto, al 1 gennaio 2008, come vedete, con un anno e mezzo di ritardo, arriva al dato che noi
abbiamo visto prima, quello che diceva, diciamo, le fonti non governative. Già adesso le fonti non governative dicono che però gli immigrati regolarmente presenti sono quasi 4 milioni, no? Quindi c'è veramente questo rimbalzo. Però capite bene che questo ci può andare a condizionare poi nel dimensionare il fenomeno. Questa diapositiva l'abbiamo già visto prima, sul gradiente nord-sud ci ha spiegato brillantemente Ardigò perché c'è questa situazione. Questo, parliamo degli immigrati regolari perché è esatta volta, capovolta per gli immigrati regolari. Quello che forse ci può interessare, sempre per definire un po' lo scenario, che oggi gli immigrati sono circa il 6,2% sulla popolazione, chiaramente con percentuali diverse in territori diversi, il 50% sono femmine, il 20% sono minori e provengono da oltre 190 paesi. Tutti noi che lavoriamo negli ambulatori per immigrati sappiamo bene che in un pomeriggio facciamo il giro del mondo. Nel senso che apriamo la porta e visitiamo una donna ucraina, esce la donna ucraina, entra un cinese, esce il cinese, entra una somala, esce la somala, entra un filippino, cioè veramente abbiamo questa enorme varietà che dal punto di vista organizzativo può essere in qualche modo un handicap, però certamente uno stimolo estremamente importante. Questa è un po' la presenza, ma ripeto, questi dati era semplicemente per portarci in Italia a vedere quello che sta succedendo. Ma sono dati all'inizio del 2007, gli ultimi dati disponibili, ma quelli nuovi che usciranno tra poco sono profondamente diversi. I rumeni, come potete capire, hanno superato il milione ormai in Italia. Qui mi ero divertito a fare, mettere in blu quando uomini e donne più o meno erano uguali, avevano lo stesso peso, in azzurrino dove prevale la presenza maschile, in rosso dove prevale la presenza femminile, ma penso che ognuno di voi ha questa esperienza. Avanti. Questi motivi della presenza, la stragrande maggioranza delle persone che sono presenti in Italia sono presenti per lavoro, 56%, cioè abbiamo un 35, un 36% per motivi familiari, ma i motivi familiari non confliggono con il lavoro, per cui chi ha un permesso per motivi familiari può anche lavorare, quindi in realtà è il lavoro, la presenza di queste persone che lavorano, che producono, che mettono da parte i soldi e stanno finanziando i propri paesi, perché sono loro che stanno realmente finanziando i loro paesi, è particolarmente forte. E questa immagine era per dirvi l'immigrazione in Italia, la stragrande maggioranza degli immigrati, seppur avendo vissuto condizioni di estrema difficoltà soprattutto all'inizio, seppur vivendo ancora oggi nelle situazioni di sfruttamento più o meno latente, no? Con stipendi più bassi, con occupazioni non adeguate al loro titolo di studio, comunque alla loro formazione professionale, comunque sono inseriti in una logica, sono inseriti in una sorta di normalità. Cioè io vorrei, questo lo ripeto spesso a me stesso, di non fare un'eguaglianza immigrati uguale poveracci. Gli immigrati non sono persone da aiutare perché sono povere. Che questo molto spesso anche nel governo di centrosinistra è emerso come tipo di input, no? Sapete, a Roma è stato istituito un istituto per le malattie degli immigranti e per la lotta ai poveri, il sostegno ai poveri, cioè è stato veramente messo insieme la povertà e gli immigrati. È vero che la povertà nel mondo, le disuguaglianze, più che la povertà forse le disuguaglianze sono quelle che producono poi le forze per l'immigrazione, però l'idea che l'immigrato sia necessariamente un poveraccio da aiutare, tra l'altro lo dico come Caritas, a me veramente dà fastidio. Quindi questa è la normalità. Accanto a una normalità ci stanno situazioni critiche, ad esempio quello dei richiedenti asilo dei rifugiati. Questa è forse una delle situazioni che sta emergendo maggiormente in Italia. Noi da poco siamo diventata terra, tra virgolette, di richiedenti asilo e rifugiati. I numeri sono piccoli, 27.000, 28.000 rifugiati in Italia. Sono poche le domande, sono ancora meno quelle che vengono accettate, però presentano dei livelli, delle attenzioni assistenziali e anche dal punto di vista relazionale estremamente importante, estremamente delicata. Un po' come una cartina di tornasole per vedere se uno paese è in grado di accogliere delle persone. Noi siamo fortemente deficitari, molto spesso i richiedenti asilo e rifugiati vengono accolti, tra virgolette, nei centri di permanenza temporanea. Insomma, questo tanto per dire qual è il livello di accoglienza che noi abbiamo. Un altro punto critico sono i rom e i sindaci, poi su questo ritornerò, no? Abbiamo visto la campagna elettorale e questi primi mesi di nuovo governo, ma diciamo anche la chiusura del governo precedente è stato caratterizzato veramente, io a Roma l'ho vissuto in maniera
forte, no? L'assassinio della signora Reggiani, insomma, c'è stata veramente una situazione di estrema aggressività nei confronti di Rom, cosa che nella storia c'è sempre stata. Tra l'altro, non so se sapete, ma la prima traccia di Rom in Italia viene da Bologna nel 1422. Erano venuti a chiedere perdono al Papa e si erano fermati a Bologna. Queste sono le tracce che danno. In Italia sono circa 160.000, cioè sono numeri anche bassi, di cui la metà sono cittadini italiani, perché sono quelli che sono venuti e che sono poi diventati cittadini italiani. E su questo eppure è successo e c'è un allarme incredibile. Certamente però i Rom, i Sinti, quelli che vivono nei campi, vivono in condizioni veramente di disagio. Ecco qua, questa è una bambina che noi abbiamo visto nascere a Roma, da una famiglia rumena, di Rom rumeni. Questa è stata sgombrata tra la fine del periodo in cui era sindaco Peltroni e l'inizio del periodo in cui è sindaco Alemanno, 7 volte. E questa è la condizione in cui nelle ultime volte viveva. Certamente da questo posto doveva essere sgombrata, no? Questo non metto in dubbio, ma insomma, c'è modo e modo e c'erano politiche e politiche. Nel caso specifico, quando sono cominciati gli sgombri, la proposta che gli fu fatta, non a lei, ai suoi genitori, di andare la mamma con i bambini piccoli da una parte, i bambini grandicelli da un'altra parte e il padre da un'altra parte ancora. Chiaramente non è stata accettata, hanno fatto bene a non accettare, ma con tutto ciò che ne è conseguito. Queste sono aree di criticità. Ho messo anche questa foto, il rapporto del MSF sul lavoro stagionale. Io ho avuto modo di andare a vedere dove lavorano queste persone, vi posso assicurare, sono delle situazioni veramente indecenti. Quindi c'è una normalità, e della maggioranza, ma ci sono delle situazioni veramente di estremo sfruttamento, disagio e miseria. E chiaramente le persone di maggiore sfruttamento, disagio e miseria sono legate alla irregolarità giuridica, alla clandestinità, termine molto brutto, ma insomma, per intendere, tra l'altro il Ministero degli Interni fa una distinzione, no, tra irregolari e clandestini. Dice: gli irregolari sono quelli che sono comunque entrati regolarmente in Italia, quelli che hanno avuto un visto, che hanno avuto un permesso di soggiorno che poi magari gli è scaduto. E calcola, dice che sono circa il 65% delle persone senza permesso di soggiorno sono in Italia. I clandestini, dice sempre il Ministro della Sanità, sono invece quelli che sono entrati fuori da tutte le regole, cioè che non hanno visto, sono entrati di nascosto e così via. Però io voglio farvi solamente un flash di riflessione. Le 5 barre che abbiamo visto prima, 5 barre rosse, le varie sanatorie, bene, attraverso quelle sanatorie si sono regolarizzati circa 1,5 milioni di immigrati. Barre verdi, flussi. Attraverso il decreto di flussi si stanno regolarizzando, perché poi i tempi che abbiamo sono quelli che sono, circa 1,4 milioni di immigrati. Questi sono immigrati che teoricamente devono essere fuori dall'Italia e venire in Italia in seguito alla chiamata nominativa del flusso. In realtà, forse l'avete anche voi questa esperienza, le persone che facevano la fila alla posta per chiamare gli immigrati erano gli immigrati stessi che erano presenti qua in Italia, no? C'è questa sorta di ipocrisia, cioè anche lo Stato, i vari governi sanno che quel sistema non funziona, perché gli immigrati sono comunque presenti qua in forma irregolare, quindi basterebbe effettivamente fare una sanatoria, invece non fa questa pantomima del richiamo all'estero. Poi la persona deve andare, nel momento in cui finalmente arriva la raccomandata, deve andare all'estero a prendersi la lettera e dire: oh, che bello, mi hanno chiamato dall'Italia, e tornare in Italia. Non so se qualcuno di voi ha vissuto magari nella propria famiglia una situazione di questo genere, ed è veramente drammatico. Allora, se sono 1,5 milioni, 1,4 milioni nei flussi, quindi siamo già arrivati a 3 milioni, se aggiungiamo ci sono in Italia circa 700.000 minori, di cui oltre la metà sono nati in Italia. Se aggiungiamo tutte queste cose, ci accorgiamo di una cosa. Adesso chiaramente sono una esemplificazione massima, perché non è detto che tutti gli immigrati si sono regolarizzati e sono rimasti in Italia. Se aggiungiamo i matrimoni, eccetera, possiamo dire che sostanzialmente tutti gli immigrati, o quasi tutti gli immigrati che sono presenti in Italia regolarmente, hanno avuto una storia di irregolarità giuridica. E quindi che significa? Che l'immigrato clandestino, adopero apposta una parola forte, e l'immigrato regolare sono la stessa persona. Sono la stessa persona a seconda se li vediamo prima o dopo di una sanatoria, prima o dopo di un provvedimento di regolarizzazione. E questo
diciamo, fa pandan con quello che diceva Enrico. Tenendo conto che questo problema è sotto gli occhi, cioè, degli addetti ai lavori, no? Non certamente non dell'opinione pubblica, perché per l'immigrato clandestino è il diavolo per l'opinione pubblica. Poi quando gli dici, ma a casa tua c'è un immigrato clandestino? No, ma quello no. Ma, come dire, quelli che conosci sono bravi, sono tutti gli altri cattivi. Visto che questo problema, ripeto, da parte degli studiosi è sotto gli occhi di tutti, ma nessun governo l'ha mai affrontato seriamente, io faccio quel cattivo pensiero che Ardigo ha detto, che probabilmente la presenza di immigrati irregolari e clandestini è strettamente funzionale al mercato del lavoro italiano e che serve a calmierare, diciamo, il nostro benessere sostanzialmente. Ritorniamo alla famosa curva. Queste sono le 5 leggi sull'immigrazione. Nell'86 la prima, legge Martelli nel 90, il decreto Dini che per noi della sanità è fondamentale, importantissimo. Per la prima volta col decreto Dini è uscita la norma che permetteva anche all'immigrato irregolare clandestino di essere curato non solo in termini di urgenza, non solo in termini di pronto soccorso. Poi la legge turco-napolitana e la Bossi-Fini. Davanti. Io ho provato qui a delineare qual era, diciamo, con una frase, con una parola, qual era la situazione che stava dietro a queste leggi. Essenzialmente le prime due, gli immigrati visti come lavoratori, bisognava in qualche modo equiparare i diritti dei lavoratori italiani con i diritti dei lavoratori immigrati, perché in quel periodo, già oggi c'è una disuguaglianza forte, ma allora era praticamente enorme. Il decreto Dini nasce su spinta della Lega, su ricatto della Lega nel momento in cui si doveva votare la finanziaria, essenzialmente come gli immigrati come un pericolo per l'identità nazionale, per l'identità padana, per il lavoro degli italiani e così via. La turco-napolitano immigrato come nuovi cittadini, non in termini di cittadinanza stretta, ma di cittadinanza in qualche modo di diritti o un percorso verso una cittadinanza. E infine la Bossi-Fini, immigrati braccia. Non ci eravamo messi d'accordo con Ardigo, ma dobbiamo lo stesso termine, perché nella Bossi-Fini è evidente questo approccio. Devono stare qua il permesso di lavoro, no? Devono stare qua solo il soggiorno di lavoro, devono stare qua solamente quando lavorano, nel momento in cui perdono il lavoro, arrivederci e grazie. Senza tener conto se hanno fatto famiglia qua, se quei bambini sono nati qua e cresciuti qua, se parlano quei bambini solamente il romanaccio, per dire a Roma, o il bolognese qua. E oggi, diciamo, l'altro grande tema che da qualche anno sta condizionando le politiche sull'immigrazione è sicuramente il tema della sicurezza. E qui dobbiamo adesso man mano parlare di politiche sanitarie, e vi ho portato tre esempi, anche se molto rapido, di quello per vedere quello che sta succedendo. C'è il grande, uno dei problemi, che diciamo le politiche sanitarie si vanno a intrecciare in un sottoinsieme di varie politiche, le politiche sull'immigrazione e l'asilo, quelle leggi che abbiamo viste, ma anche le politiche sull'assistenza sanitaria, e noi sappiamo come le politiche sull'assistenza sanitaria adesso si stiano modificando, no? Con questa regionalizzazione sempre più diffusa, e poi tutte le altre politiche di welfare in qualche modo. Andiamo. Ed ecco i tre esempi che voglio portare alla vostra riflessione per cercare di dare una chiave di lettura su quello che sta succedendo, purtroppo. Ed è l'esempio dei neocomunitari e degli ENI. Voi sapete chi sono gli ENI? L'ho messo apposta, eh? Qui in Emilia Romagna vengono fatti i tesserini ENI. Sono i neocomunitari? No, non sono i neocomunitari, sono i comunitari. Comunitari. Sono nati sulla spinta dei neocomunitari. Poi vediamo, gli STP, anche qui dovrò apposta, ma questo lo sapete bene, no? Gli stranieri temporaneamente presenti, e i Rom si sa. Cominciamo sui neocomunitari, proprio come ha detto il dottor Palazzi. E sui neocomunitari, diciamo, l'Italia ha mostrato, l'Europa in genere, ma l'Italia in particolare, visto che noi stiamo qua, ha mostrato veramente la debolezza delle politiche, la debolezza della programmazione, e anche in qualche modo ha fatto capire qual era il senso di questa, dell'Unione Europea stessa. Sapete, no? Che la Romania e la Bulgaria dovessero entrare nell'Unione Europea non è una cosa dell'altro ieri, lo sapevamo da anni e anni. E quindi era prevedibile quello che succedeva. Tra l'altro noi eravamo già passati nell'ambito della salute, su questo ingresso di nuovi, diciamo, nell'Unione Europea, di persone che prima erano esseri europei, con i polacchi. No, nel 2003 c'è stato l'ingresso dei polacchi e ci fu un problema dal punto di vista sanitario, perché cosa succedeva? Che fino al giorno prima queste persone erano extracomunitari, termine brutto ma per intenderci, ma se erano senza permesso di soggiorno erano espellibili dall'Italia, ma avevano il diritto all'assistenza sanitaria con l'STP, dal giorno dopo
non erano più espellibili dall'Italia, ma avevano perso il diritto all'assistenza sanitaria. Questo era successo con i polacchi a suo tempo, ma ha avuto un impatto abbastanza limitato, perché la storia della Polonia era diversa, anche dell'immigrazione polacca era diversa, ma era sicuramente da prevedere che sarebbe successo con la Romania. E questo l'abbiamo detto, io personalmente l'ho detto a 3 ministri, a Sirchia, a Storace e alla Turco. E la Società Italiana di Medicina e Immigrazione ha fatto una quantità enorme di documenti per segnalare la necessità di dover governare questo momento, perché sarebbe stato critico. Ho messo superficialità nella tempistica, perché il Ministero della Salute, pur essendoci un ministro a un certo punto, proprio il momento in cui c'è stato il passaggio, che era Turco, firmatario della legge turco-napolitana, veniva dal sociale, in qualche modo estremamente sensibile, a parole, perché poi nei fatti non si è dimostrata così, su questi temi, c'è stata una semplificazione, sì, non vi preoccupate, facciamo una circolare e lo risolviamo, e non è successo. Gli errori nel metodo, perché a un certo punto, quando il Ministro della Sanità ha cominciato a scrivere la circolare, ha detto no, ma non possiamo noi decidere, deve decidere il Ministero degli Interni, ma che ci azzecca, scusate il termine, il Ministero degli Interni con dei diritti legati all'assistenza sanitaria. Problemi nel merito, perché anche laddove il Ministero degli Interni ha fatto le cose, il Ministero della Sanità ha chiesto le cose, ha sbagliato le cose da chiedere, cioè ha chiesto le cose che non dovevano essere chieste, devono essere chieste semmai altre cose. Quindi veramente un papocchio. Ve la faccio breve, quello è stato, io ho perso 4 anni della mia vita in 3 mesi, 4 mesi. Chi è legato alla SIM si ricorderà le mail che ho mandato, perché era veramente, tra l'altro io in quel periodo stavo in una commissione ministeriale, quindi stavo accanto, non nella stanza dei bottoni, ma accanto alla stanza dei bottoni, e avevo tra l'altro un incarico ufficiale sull'accessibilità e la fruibilità dei servizi. Quindi pensate, nonostante stessi là, nonostante i colleghi della commissione eravamo tutti unanimemente orientati in un certo senso, non siamo riusciti a fare niente, quindi pensate alla frustrazione. Insomma, alla fine della fiera, ad agosto del 2007, esce una circolare, una nota del Ministero della Salute, che, diciamo, detta delle regole e dice sostanzialmente questo: l'immigrato, il comunitario, quindi non parla più di neocomunitari, perché nel frattempo è stata recepita una direttiva europea sui comunitari, quindi il comunitario in Italia può stare, dal punto di vista sanitario si trova in 2 situazioni: o una presenza breve sotto i 3 mesi e non ha bisogno di nulla dal punto di vista, diciamo, certificativo. Quello che serve è la tessera TEAM, quella tessera che tutti noi abbiamo, no? Che è arrivata a casa, con quella tessera il comunitario, così come noi quando andiamo all'estero in Europa, abbiamo diritto a tutta una serie di prestazioni sanitarie legate all'urgenza, ma non solo all'urgenza, anche qualcosa di più rispetto all'urgenza. L'altra fattispecie se è presente in un paese comunitario con per più di 3 mesi. In quel caso o lavora e quindi è iscritto obbligatoriamente al Servizio Sanitario Nazionale, oppure deve avere una copertura assicurativa. Già questa è una cosa strana, perché l'extracomunitario che è presente in Italia, ad esempio è studia, o ad esempio è religioso, o ad esempio è collocato alla pari, deve avere un'assicurazione privata, ma in alternativa può iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale, che è stata una grossa conquista che noi abbiamo fatto negli anni passati. L'extracomunitario sì, il comunitario no. Ma continua i geni che hanno scritto questa circolare, perché dice comunque quelli che erano già presenti in Italia prima del 31 dicembre 2007, quindi prima dell'ingresso, e avevano il tesserino STP e non hanno adesso nessuna cosa che sostituisce, che non sono riusciti a lavorare in regola, non hanno la tessera TEAM, li continuiamo ad assistere per tutto il 2007. So, è un po' complicata la questione, ma è veramente anche questa una cosa completamente non adeguata per tutta una serie di motivi. Ma ancora insiste, no? Dice, però state attenti, no, quella di prima, state attenti. Comunque, tranne per quelli che sono iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, gli altri devono pagarsi le cure e tutte le cure, a meno che non siano cure urgenti, cioè tutto il resto devono pagarselo, devono pagare anche le interruzioni volontarie di gravidanza e devono pagare anche il parto, qualora il parto non è urgente. Questo, potete immaginare, ha scatenato una situazione veramente devastante in varie parti d'Italia. Alcune situazioni qui in Emilia Romagna hanno ignorato sostanzialmente questa cosa, ma altre regioni l'hanno applicato e l'hanno applicato alla lettera, e non solo regioni del centro-destra, anche regioni legate al centro-sinistra.
andiamo avanti. Insomma, questa, quell'azione di advocacy, di lobby, di pressione è stata fatta molto, molto forte da, ecco qui per dire, diciamo, gruppi legati alla SIM, gruppi giuridici, eccetera. Alla fine, anche qui vi semplifico, andiamo avanti. Nel 19 febbraio 2008, siamo a un anno e due mesi da quando è entrata in vigore, il Ministero della Sanità fa un'altra circolare che in qualche modo corregge quella precedente, dice, perché c'erano state nel frattempo segnalazioni di aborti clandestini, un bambino, un neonato morto a Genova perché la ragazza rumena ha partorito dentro un casale abbandonato, ma ha partorito dentro un casale abbandonato perché in ospedale gli hanno detto che gli avrebbero fatto pagare. Insomma, cose che per un operatore sanitario sono talmente ovvie, no? Come quelle che possono succedere. Allora, il ministro della Sanità, la Turco, ringraziando Repubblica che aveva pubblicato questa cosa e facendo adirare tutti gli operatori, ma come noi siamo due anni che te lo stiamo a dire, e tu ringrazi Repubblica che ha segnalato questo problema. Questo per dire anche le persone più sensibili poi scivolano anche pesantemente. Insomma, fa questa circolare. Ma che dice questa circolare? Dice: la nostra Costituzione garantisce il diritto alla salute per tutti. Non è più compito del Ministero della Salute, è compito delle regioni, quindi le regioni facciano. Andiamo avanti, e quello che è successo è questo, cioè le regioni hanno fatto, qualcuna più sensibile, qualcuna meno sensibile, ecco, in questo momento, almeno che mi risulta, in verde sono regioni che hanno normato in qualche modo l'accesso dei comunitari senza tessera TEAM o i comunitari senza iscrizione al servizio sanitario, quindi quelle situazioni di maggiore fragilità sociale nel proprio servizio, nel proprio servizio sanitario. E vedete qui, ad esempio, l'Emilia Romagna vota, infatti poi Mauro mi dovrai dire che sta succedendo qua, perché poi gli operatori comunque assistono queste persone, ma devono inventare gli escamotage. Io girando per Italia mi sento umiliato degli escamotage che devono inventare gli operatori per assistere queste persone. Persone dicono, ma io quando c'è una rumena che ha bisogno, deve partorire, dico, ma non dire che sei rumena, di che sei moldava. Perché se sei moldava hai diritto a tutto. Ma capite che pedagogicamente, oltre che giuridicamente, è un'aberrazione. Noi che facciamo? Costringiamo degli operatori in servizio pubblico a cercare dei trucchi e insegniamo agli immigrati, su cui invece dovremmo dire quali sono con chiarezza le nostre regole, col fatto che per poter accedere a dei servizi devi creare, devi fare dei trucchetti. Insomma, la situazione a mio avviso è molto grave. Ecco, questa è diciamo la mappa. Chiaramente non è che ogni regione ha fatto la stessa cosa che ha fatto un'altra regione, cioè i livelli assistenziali, l'organizzazione dei servizi e la modalità per accedere ai servizi sono diversi da regione a regione. Cioè, quando in un corso, adesso questo non è un corso, mi trovo un corso nazionale e mi chiedono, e facciamo dei casi clinici, casi diciamo di ingestione, nel momento in cui c'è quel caso io devo rispondere in maniera diversa a secondo se mi trovo a Trento, in Sicilia. Guardate, è interessante quell'azione dello specchio, gli immigrati ci stanno anticipando, ma nemmeno tanto, cioè tipo quello che succederà a breve per tutti noi. Ma a complicare ancora la situazione è stato, ho altri 5 minuti, è stata un'azione che quest'estate, il 25 agosto, quando stavamo tutti al mare, il governo attualmente, il governo attuale fa. Allora, c'era un punto della Turco Napolitano che diceva, il comma 2 dell'articolo 1 della 286, quindi del testo unico sull'immigrazione, diceva: il comunitario non può essere trattato peggio dell'extracomunitario, che mi sembra una regola, diciamo, tra l'altro europea questa, per cui io immagino che su questo sarà, spero, se l'Europa si sveglia un po' di più, cioè, che ha fatto, e tra l'altro noi nel Lazio ad esempio avevamo proprio messo come titolo nella circolare del Lazio questo fatto, tanto è vero che nel Lazio l'iscrizione facoltativa al servizio sanitario per quanto riguarda gli studenti rumeni ad esempio può essere fatta, ma ai sensi di questa equiparazione. Bene, il 25 agosto nel decreto, nemmeno un decreto sull'immigrazione, ma nel decreto riguardante le finanze pubbliche in qualche modo, quello che ha risistemato il discorso dell'ICI, le risorse eccetera eccetera, viene cancellata questa norma, quindi è stata abrogata, non c'è più il comma 2 dell'articolo 1, quindi in questo momento i comunitari possono essere trattati peggio degli extracomunitari, degli stranieri in realtà, perché il termine corretto è per i non comunitari parlare di stranieri. E
questo è stato fatto. Insomma, mi sembra un fatto estremamente grave. Devo dire che le regioni hanno fatto, o non, ancora non l'hanno saputo, no, ma non penso, ma la stragrande maggioranza delle regioni, compreso le regioni del centro, del centrodestra, immagino la Lombardia, hanno mantenuto le regole che si erano date di garantire l'accessibilità. Sapete, la normativa attuale, quella appunto che è in vigore, che tra l'altro è sopravvissuta anche alla Bossi Fini, permette agli immigrati regolari l'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale nel 94% dei casi, quindi insomma molto ampio, e permette l'assistenza agli immigrati senza permesso di soggiorno, è quello che utilizziamo molto anche noi nei nostri servizi. E questo tipo di approccio è stato fatto per motivazioni etiche, per un approccio di sanità pubblica, anche per economicità del sistema, cioè garantire l'assistenza a tutti ai livelli più appropriati significa anche un risparmio del sistema. Noi siamo consci come società scientifica, come vari gruppi, che non basta questo per garantire la salute delle persone, tant'è vero in una raccomandazione, eravamo a Lampedusa nel 2004, dicevo se vogliamo migliorare le condizioni di salute degli immigrati dobbiamo favorire la possibilità che loro possano accedere al voto, no? Mi sembra una cosa stranissima che non ci azzecca niente con la salute, ma noi avevamo come società scientifica, quindi non come lobby politica, abbiamo detto se abbiamo individuato come indicatore di miglioramento della salute se noi agli immigrati, perlomeno alle amministrative, gli permettiamo di votare, quindi far aumentare il senso di appartenenza. Favoriamo i percorsi di cittadinanza, anche quello per far aumentare il senso di appartenenza. Andiamo avanti. Cosa è successo quest'estate? Vabbè, sapete tutti, decreto sulla sicurezza. No, decreto e poi legge sulla sicurezza. Andiamo avanti. Noi abbiamo, perlomeno, questo potete confermarvelo voi, ma noi a Roma, ma gran parte degli ambulatori di primo livello in giro per l'Italia che si occupano di immigrati irregolari hanno visto immediatamente, o più o meno immediatamente, una riduzione degli afflussi. Non perché gli immigrati irregolari, siccome stava per uscire il decreto della sicurezza, erano scomparsi, ma perché era aumentata la paura. Era aumentata il senso proprio di insicurezza, per cui anche negli ambulatori pubblici è calata nettamente, nei nostri ambulatori un po' meno, Caruccio, perché a Roma è calata tutto tranne i cinesi. Evidentemente i cinesi ci hanno messo un po' di tempo a capire il clima che si stava creando intorno. E, insomma, sono calate. Allora noi abbiamo fatto una lettera, che tra l'altro è stata ripresa da tanti giornali, dove si diceva, ah sì, anche voi avete fatto un bel documento, no? Che riprendeva anche nella lettera, dove si diceva, guardate, che semplicemente aver ipotizzato questa cosa sta creando esclusione per le persone malate, e questo è un pericolo a livello individuale e collettivo. Andiamo avanti. Chiaramente il governo non ci ha sentito, perché poi il decreto della sicurezza l'ha fatto, è vero che la norma sul reato di clandestinità si è modificata, è vero che proprio ieri l'Unione Europea ha bacchettato nuovamente l'Italia proprio su quella norma là, quindi qualcosa cambierà. Ma sta succedendo ancora un'altra cosa più grave, questo è quello che dice la legge sull'immigrazione, avanti, e sapete che uno dei punti importanti è il divieto di segnalazione all'autorità di polizia se un immigrato senza permessi di soggiorno utilizza il servizio sanitario. Avanti. Questo è successo giovedì scorso a Treviso, una donna ghanese è andata in ospedale per interrompere la gravidanza, i poliziotti all'uscita dall'ospedale l'hanno presa, l'hanno arrestata, il magistrato ha convalidato l'arresto ed è partito il foglio d'espulsione. Non si sa, io non sono riuscito ancora a capire se sono intervenuti su denuncia dei medici oppure hanno seguito la donna perché era una senza dimora conosciuta. Io penso che a Treviso non è facile vivere da senza dimora o senza permesso di soggiorno. Però è un fatto estremamente grave, va contro la legge. Nella fattispecie la giornalista di Repubblica mi ha chiamato e devo dire è stata molto corretta, ha detto che facciamo? Interveniamo, facciamo un intervento? E avevamo deciso no, cerchiamo di non far montare la situazione, perché la situazione politica può invece essere prorompente, però siamo stati costretti poi a fare, diciamo, delle dichiarazioni, degli interventi, perché il presidente della provincia di Pordenone ha fatto una lettera aperta al ministro degli interni chiedendo formalmente l'abrogazione di quel comma, dicendo che bisogna curare gli immigrati se stanno male, perché non possiamo, non siamo un paese terzo mondo, no? Però li curiamo e poi li mandiamo a casa, perché dice garantire
questo diritto agli immigrati clandestini è un'autentica vergogna. Questo per dire, secondo, non è che volevo annoiarvi, cioè darvi brutte notizie, ma per dire in quale quadro ci stiamo muovendo. Ultimo punto, i Rom, ma qui sarebbe sparare sulla Croce Rossa, c'è cioè qualcuno della Croce Rossa, mi scusi, ma anche qui noi a Roma da anni stiamo facendo un lavoro con i Rom. Quando dico noi, non dico noi Caritas, anche Caritas, ma un gruppo di strutture pubbliche, del privato sociale, dell'associazionismo e così via, anche alcune cooperative di Roma stessi. E diciamo, ci stiamo molto, siamo molto orientati per garantire l'accessibilità ai servizi, cioè non servizi dedicati per i Rom, non il camper che va nel campo Rom, anche quello se serve, ma soprattutto i percorsi, percorsi che possono essere fattibili per le famiglie Rom. Abbiamo fatto diverse iniziative, questa è l'ultima, una vera e propria campagna di accessibilità, andiamo avanti, dove con questa campagna operatori del pubblico sono andati nei campi dicendo alle persone che erano nei campi: potete venire nel consultorio mio che sta lì dietro piuttosto che nell'ambulatorio, perché comunque avete questo diritto e trovate me. Cioè, abbiamo lavorato su quel piano che è della relazione umana, che è fondamentale per la cultura Rom. Quindi non semplicemente hai il diritto, vai là. Vai là perché trovi me. Cioè, quindi sono andati, andiamo avanti. Sono andati, pensate, in 10 giorni, oltre 140 operatori del pubblico, accanto poi al privato sociale, al volontariato, sono andati nei 30 campi, sia quelli diciamo ufficiali che non ufficiali di Roma, a dire questo, a fare questo. Era ottobre-novembre 2006. Sono praticamente state contattate tutte le famiglie, è stato distribuito anche un opuscoletto, varie cose sono state fatte, è stata misurata la pressione, cioè c'era una metodologia, cioè abbiamo lavorato 2 anni per individuare la metodologia più corretta. E il risultato c'è stato, i flussi negli ambulatori, nei consultori sono raddoppiati, da parte, senza contrasti sociali, senza diciamo anche tensione all'interno degli operatori, perché gli operatori erano preparati. Andiamo avanti, questa è la foto della bambina di prima, da marzo 2007, quasi con ordine di servizio, perlomeno il Comune di Roma comincia a fare, scaricando sul prefetto, il prefetto scaricando sul sindaco, una politica estremamente aggressiva di sgombri. È chiaro che gli sgombri sono necessari quando vivono le persone in condizioni estreme, no? Però sono posti necessari se c'è una via politica, se c'è una concertazione, se si in qualche modo si creano delle alternative che siano coerenti e competenti anche delle persone con cui è da fare. E questo non è successo. Dal 2007 l'ostilità è stata marcata, nel 2008 nasce il paradigma della sicurezza e c'è stato tutto il tema del censimento, delle impronte digitali, eccetera. E perlomeno a Roma tutto questo è stato delegato al prefetto. E il prefetto, dal punto di vista sanitario, ha deciso di gestire tutto. Quindi ha delegato, in questo caso, la Croce Rossa per andare nei campi a fare i censimenti, ma anche fare le vaccinazioni, anche fare tutta una serie di cose. In due parole, in 6 mesi si è vanificato tutto il lavoro di almeno 10 anni e è stata azzerata una metodologia di lavoro validata. Oggi noi abbiamo alcuni dati che ci dicono alcune cose per quanto riguarda gli immigrati, che comunque l'accessibilità è aumentata la fragilità sociale. Certo, se le cose vanno come vi ho indicato, cioè se speriamo di no, cancellano certe norme, la situazione diventa particolarmente grave. Ci troviamo di fronte anche in una transizione epidemiologica, dalle malattie acute, dai traumi stiamo cominciando a vedere anche malattie cronico-degenerative. Ci troviamo in una situazione dove la divaricazione tra la politica dell'immigrazione e dell'asilo e la politica di assistenza sanitaria è enorme, l'abbiamo visto sui comunitari, no? Regioni diverse fanno cose profondamente diverse. Fortunatamente c'è qualche cosetta, volevo finire con una nota positiva. Il Ministero della Salute, cioè la Turco, a suo tempo aveva finanziato una serie di progetti che volevano in qualche modo celebrare i 10 anni della Turco Napolitano. Cioè erano dei progetti che dovevano favorire la conoscenza di ulteriori percorsi per poter poi dire a 10 anni della Turco Napolitano quello che stava succedendo, mettere a disposizione degli strumenti, eccetera. Con la burocrazia questi progetti sono stati attivati con 1 anno e mezzo di ritardo, cioè sono stati, uno vabbè sta a 1 anno, quello della Marchetti più o meno, e un altro, l'Istituto Superiore di Sanità, è stato attivato adesso. E in questi progetti sono coinvolte le regioni, ecco il segnale che volevo dire, abbiamo fatto recentemente una riunione con le regioni, bene, le regioni rispondono estremamente bene, cioè nel senso che anche le regioni, devo dire, hanno risposto bene più le regioni del centro-destra,
Diciamo, gli operatori sono estremamente interessati a governare il fenomeno, molto di più di quanto facciano i politici, no? E quindi questi sono segnali che forse, ci dobbiamo accontentare di questo, adesso possiamo cogliere. Andiamo avanti. Ecco, questa è la penultima. L'immigrazione è un fenomeno complesso, certamente. Io penso che in questa carrellata avrete, forse non ci avete capito niente, ma è il senso della complessità. Però la complessità non ci deve spaventare, perché molto spesso la complessità la creiamo noi, ma la creiamo perché conosciamo. Cioè, se io avessi dovuto fare un intervento quando è nato il Socos, sarebbe stato molto più semplice. Quelli esclusi, quelli non esclusi. Oggi è molto più articolato, anche i nostri interventi di salute globale, lo stesso che l'ha fatto Ardigò 10 anni fa non lo facevamo così. Adesso abbiamo più conoscenza, quindi la complessità non ci deve spaventare. Anzi, a volte la complessità è senso di conoscenza, quindi capacità poi di intervenire. Il problema sono le semplificazioni che molto spesso sono frutto di ignoranza o di atteggiamenti ideologizzati. Qui è un'interrogazione parlamentare che tanto voi non leggete, non ve la leggo per non rovinarvi la mattinata più di quanto l'abbia rovinata, e concludo con questa, ferma e non aggiungere niente. Questa è una bella fotografia, non so se la riuscite a vedere, è un'assistente sociale peruviana volontaria che va a fare offerta attiva di educazione sanitaria presso la comunità cinese di Roma. Questo è un bambino denutrito cinese, come potete vedere. A fronte di questa fotografia bella, ecco, vi leggo una frase che insomma in qualche modo la voglio mettere lì tanto per pensare. Prima di tutto vennero a prendere gli zingari, fu contento perché rubacchiavano, poi vennero a prendere gli ebrei, stetti zitto perché mi stavano antipatici, poi vennero a prendere gli omosessuali e fui sollevato perché mi erano fastidiosi. Poi vennero a prendere i comunisti e io non dissi niente perché non ero comunista. Un giorno vennero a prendere me e non c'era rimasto nessuno a protestare. Grazie.